Parlavi di una delle tante vicende giudiziarie, però se ci date la firma anche i giudici, se sbagliano, pagano come tutti gli altri lavoratori, perché non puoi giocare sulla pelle della gente. Ma qua non è... qua è semplice la partita. Due candidati, due squadre, due idee di città, due idee di futuro. Io ho letto un po' venendo oggi da Milano, lo diceva Jacopo, si è stati a Finale Emilia, si è stati a Cento, si è stati a Bologna insieme al ministro per le persone disabili della Lega, perché a sinistra parlano sempre di green, new economy, piste ciclabili, sostenibilità ambientale, monopattini elettrici. Se spendessero un po' di soldi in meno per quelle robe lì e mettessero un po' di soldi in più per abbattere le barriere architettoniche, farebbero un buon servizio. Io so che qua a Cesenatico c'è gente che ci mette dei soldi del privato del suo per fare spiagge aperte e accessibili a tutti, perché ci sia un mare veramente libero per tutti. Due o tre idee del mondo diverse, poi Cesenatico la vivete voi, non mi permetto, io vengo da fuori in punta di piedi, anche se ormai da anni vengo in vacanza in Romagna, mi fanno una testa così perché Salvini va in vacanza in Romagna, viva la Romagna e viva chi viene in vacanza in Romagna, non capisco che male ci sia andare in vacanza in Romagna, però loro ovviamente sono abituati alle Maldive e ad altre robe e io preferisco la Romagna perché si mangia meglio e c'è gente migliore, punto a capo, però non vado oltre. Ma guardate anche sulla gestione delle spiagge, questa è terra ovviamente che di mare, di vita, di spiaggia, di fatica, di turismo lavora. Da una parte c'è una sinistra che ha votato e difende nel tempo una direttiva come la direttiva Bolkestein, che metterebbe in vendita spiaggia su spiaggia fregandosene del sacrificio di chi da 10, 20, 30, 50 anni lavora e fatica su questi lidi di Cesenatico. Dall'altra parte c'è una Lega che dice no, non si svende la nostra storia, la nostra cultura e il nostro mare. Il mare di Cesenatico non è in vendita. E chi fa impresa deve poter pianificare degli investimenti, non puoi di anno in anno tirare a campare. La sicurezza non è un capriccio della Lega, di Salvini, di Buda, quest'estate io mi incarognivo perché avrò letto, non so, 30 articoli, 50 articoli, servizi televisivi, Rai, Mediaset, le baby gang in Romagna, è casino, a Cesenatico, a Rimini, Recione, spedizioni punitive, droga, alcol, bastonate, accoltellamenti, stupri. Ragazzi, a parte il fatto che per i ragazzini italiani, leggevo ci sono 15enni e 16enni italiani che vanno in giro a far casino, io sono sempre più convinto che il servizio militare farebbe bene a tanta gente per tornare a imparare un po' di educazione, un po' di saper stare al mondo. Però siccome abbiamo già i cretini italiani e abbondano, non c'è bisogno di far venire in Italia anche i cretini dell'altra parte del mondo e del resto del mondo. Quindi un'immigrazione controllata, limitata, qualificata, però noi in Romagna abbiamo bisogno dei turisti che pagano, non dei turisti che sbarcano e rimangono qua a spese degli italiani, vita natural durante. Quindi è una visione che apre le porte a tutti, ma con dei limiti, delle regole. A livello nazionale, poi non la faccio lunga, sono contento perché questa settimana ogni tanto vinciamo anche noi qualche battaglia. Draghi ieri ha detto nessun aumento di tasse, quindi perché scegliere la sinistra Cesenatico poi vuol dire scegliere la sinistra anche a livello nazionale. Tenete presente che chi parla di tassa di successione, di tassa patrimoniale per chi possiede una casa o un conto corrente, io penso che se voi siate proprietari di casa vostra, quella casa non l'abbiate rubata, l'avete comprata, l'avete pagata e ci avete pagato su anche fior di tasse. Quindi dal nostro punto di vista non esiste nessuna nuova tassa sulla casa possibile, dopo il Covid meno che mai. Quindi, e poi sempre questa settimana, a furia di rompere le scatole, il governo ha tirato fuori il Consiglio dei Ministri proprio ieri 3 miliardi di euro per bloccare i rincari delle bollette della luce e del gas per tante famiglie che altrimenti avrebbero passato un inverno molto complicato. Quindi queste sono le priorità su cui sta lavorando il parlamentare della Lega. Di là di che cosa parlano, letta ancora ieri, e bisogna approvare lo Ius Soli e il DDL Zan. Ragazzi, per me la priorità in questo momento è lavoro, 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 e al sindaco di Cesenatico vi chiedo le condizioni di creare lavoro, lasciare liberare le imprese, lavorare le botteghe, i negozi, gli artigiani. Quindi sono due visioni. Poi qua c'è qualcuno che il sindaco l'ha già fatto, adesso c'è una coalizione unita, compatta, probabilmente più matura, perché
chi lavora sbaglia, nella vita capita, basta rendersi conto di dove si è sbagliato, fare esperienza di questo errore e cercare di non sbagliare più. Dall'altra parte io vedo un po' di, con tutto rispetto, un po' di supponenza, un po' di tanto qua vince, tanto qua è sinistra. Amico mio, aspetta un attimo, vediamo, la partita finisce il 4 ottobre, votano 1200 comuni e io vado a vedermela la lettera C, perché ce ne sono tanti 1200 comuni, però mi piacerebbe che Cesenatico tornasse a essere quello che merita di essere, amministrata da un buon sindaco, da una buona squadra, dove le regole valgono per tutti, dove si lasciano lavorare le imprese, dove c'è un po' di burocrazia in meno negli uffici comunali, perché spesso è la burocrazia che complica la vita a chi vorrebbe fare impresa, a chi vorrebbe. E poi avete uno dei paesaggi più belli del mondo, uno dei popoli più ospitali del mondo. Io giro l'Italia in lungo e in largo e mi domando se in alcune zone d'Italia ci fossero i romagnoli, noi da così diventeremmo così, perché qua c'è uno spirito di impresa, c'è una voglia di fare, c'è. Quindi in bocca al lupo, non la faccio lunga. Mancano 8 giorni. L'avversario, ecco, solo questa riflessione. L'avversario, non il nemico, perché nemici ne abbiamo. L'avversario da combattere, che lo lascio in mano vostra, in questi 8 giorni, perché poi vado a Rimini, poi anzi, adesso vado all'Atene e mi collego con la Palombelli su Rete 4 e porterò il saluto di Cesenatico. Meglio la Palombelli della Gruber, amica mia. Se devo scegliere, quindi. Vabbè, ma io vado dove mi invitano, io sono di bocca buona, perché proverò a portare le nostre idee se mi fa parlare, però vabbè, se uno è convinto delle sue idee deve andare dappertutto. Però appunto domani Umbria, Toscana, Roma e poi posdomani ancora Toscana, Liguria, Emilia, giriamo perché un momento dopo il Covid c'è bisogno di parlare poco e fare tanto. E i sindaci sono fondamentali, perché i famosi fondi dell'Europa non li spendono i ministri, i marziali, li spendono i sindaci. Se hai un sindaco sveglio che ha pronti i progetti, i soldi a Cesenatico arrivano in fretta. E poi soprattutto i soldi, se arrivano, arrivano per tutti, e laddove amministra la Lega col centrodestra, col comune, non lavorano gli amici degli amici, lavorano quelli bravi. Non lavorano quelli che hanno la tessera del partito giunta in tasca, la tessera del sindacato giunta in tasca. Lavorano quelli bravi, tutti, in base al merito, alla democrazia. Quindi io conto il 4 pomeriggio fra il voto di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli, di Bologna, scendendo lettera C, vedere il pallino azzurro, abbiamo vinto a Cesenatico. Buda è il sindaco di Cesenatico. Quindi tocca a voi. E l'avversario, dicevo e chiudo, non è la sinistra. Quello che manca, il pezzettino che manca fra lui e il municipio, non sono i cittadini Cesenatico che votano a sinistra, sono i cittadini Cesenatico che non votano. Bravo! E li trovate domani. Vero. Li trovate domani in edicola, in negozio, li trovate domenica in parrocchia, li trovate lunedì a scuola, in farmacia, in fabbrica, in barca, sul mare. Ma dai, tanto non cambia niente, tanto non è il sindaco che mi cambia la vita. E poi non votano. E poi magari il lunedì, dopo non aver votato, ricominciano a borbottare e qua non cambia niente. E qua non cambia niente, non c'è il parcheggio, non c'è la viabilità, il comune non funziona niente, questi non fanno niente, non hanno fatto niente per 5 anni e io per punirli non sono andato a votare. Bravo scemo, non è che hai punito quelli che non hanno fatto. Chi non vota è complice del vecchio. Noi mettiamo a disposizione il cambiamento, quindi portatela in giro per Cesenatico, con rispetto, Non demonizzando l'altro, no, non mi interessa insultare gli altri, con rispetto portiamo le nostre idee. Quindi se uno sceglie di votare di là perché ad esempio è convinto che bisogna tornare alla legge Fornero, io non tornerò mai alla legge Fornero, non darò mai il senso della Lega per tornare alla legge Fornero, che sarebbe il massacro dei lavoratori italiani e dei giovani che non comincerebbero più a lavorare. Se di là sono convinti che bisogna mantenere il reddito di cittadinanza per tutti, io non ne sono convinto. Il reddito di cittadinanza tienilo per chi non può lavorare, perché è disabile, per chi è invalido, perché ha un figlio o una mamma a casa da curare 24 ore su 24 e va aiutato, ma toglilo a quelli che non hanno voglia di lavorare, che si rifiutano di andare a lavorare, perché non crea lavoro, crea lavoro nero, e in Romagna ne sapete qualcosa. Trovare un cameriere a 2000 euro era complicato quest'estate, quindi è questo. Quindi in bocca al lupo, chi non sceglie, chi
chi lascia che scelgano gli altri perché non c'ha voglia, perché non c'ha te, 3 minuti, hai un giorno e mezzo, 3 minuti, informati, vai su internet, leggi, se poi Cesenatico, voglio dire, non è New York, quindi ci si conosce, 3 minuti, chi non sceglie, chi lascia che scelgano altri al posto suo, chi non scende in campo per paura di perdere, ha già perso. Quindi portatela in giro questa voglia di cambiamento, io ci credo, altrimenti non sarei passato qua. Stimo il candidato sindaco e conto che diventi sindaco fra 10 giorni. In bocca al lupo, viva Cesenatico, viva la Lega, viva la Romagna. Grazie per l'attenzione. E mi scuso che qua in vacanza venerdì sera si trova Salvini fra le balle anche a Cesenatico. Un abbraccio a tutti.